Ciao ragazzi, sono Gordon. Allora, il mio format è mettermi letteralmente nei panni delle donne. Infatti ho appena iniziato un esperimento sociale su YouTube che lo trovate come Prova a essere donna, dove ogni giorno le mie fan mi dicono cosa dare a provare. Vi dico solo che nell'imminente ho tipo il parto e essere una donna incinta per 24 ore. Quindi diciamo che il progetto futuro a cui legato questo format è l'uscita del mio libro il 9 aprile in tutte le librerie, che si chiama Tu che mi capisci. Ci puoi raccontare un pochino la strategia che c'è dietro al format? Allora, la strategia è stata che io facevo già video divertenti sulle donne, però volevo fare un qualcosa di sociale e anche di un po' più, diciamo, costruttivo anche. Quindi ho cercato di far vedere le differenze reali tra un uomo e una donna nella vita quotidiana, e quindi mettermi realmente da uomo nei panni delle donne per far capire cosa devono passare per non dare per scontato tutto quello che le donne fanno per noi. Qual è il social che preferisci per posizionarti e che, per creare una relazione con la tua community? Ok, prima ti avevo detto Facebook a mani bassissime, proprio perché avevo un'interazione incredibile, cioè mi aiutava a lavorare bene e a far arrivare il messaggio a molte più persone, col fatto che io ho sempre giocato, condividere i video con le tue amiche e studiavo il video in modo che più personalità, appunto, personalità multiple, ci fossero nel video, in modo che io sono la ragazza che fa festa, io sono quella che sta fuori, io sono quella che raccatta, quella che fa festa. Quindi da una fan ne prendevi tre, automaticamente. Purtroppo poi Facebook ha deciso che il giorno si è spento, improvvisamente, abbiamo dovuto cambiare. YouTube ti crea tanta, diciamo, fidelizzazione, perché si abituano ad andare sul tuo canale e a vederti anche in una veste normale. Però ti dico la verità, Instagram, col fatto delle storie, col fatto che tipo prima mi sono taggato qua ad Ancona, mi hanno scritto 200.000, ho visto dove sei, sto arrivando. Quindi è anche una cosa più bella, una cosa più diretta tra me e loro, che non guardano solo i video. Quindi vince mani basse ora Instagram. Instagram, assolutamente. Instagram.